La città di Teramo ha dato oggi l'ultimo saluto al presidente del Tribunale Alessandro Iacoboni, scomparso ieri mattina all'età di 63 anni per una grave malattia. Dopo la camera ardente allestita nell'aula di corte d'assise del Tribunale, alla presenza di magistrati ed avvocati, il feretro si è mosso verso la Cattedrale del Duomo per i funerali officiati dal vescovo Lorenzo Leuzzi e da Don Aldino Tomassetti. Presenti il sindaco Gianguido D'Alberto, il presidente della provincia di Teramo Diego Di Bonaventura e le più alte cariche delle forze dell'ordine provinciali, alla presenza anche del questore Enrico De Simone. La salma è stata poi tumulata nel cimitero di Rocca di Mezzo, luogo di nascita della madre del magistrato scomparso. Iacoboni era arrivato a Teramo 2 anni fa per prendere il posto del giudice Giovanni Spinosa, magistrato di grande esperienza e competenza. A dargli l'addio nella camera ardente anche l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Lennini. Ed è stata resa pubblica anche la lettera del procuratore Antonio Guerriero, che ha ricordato l'amico e collega Iacoboni, descrivendolo come una persona di grande spessore culturale, pieno di interessi, che si è prodigato nello studio del diritto per tutta una vita, realizzando numerose pubblicazioni, facendo parte della redazione di importanti riviste scientifiche. Magistrato che ha sempre coltivato un'innata curiosità per il mondo che lo circondava. Toccante anche il passaggio in cui Guerriero dichiara: per fare il presidente del tribunale occorre visione del futuro e per questo bisogna avere coraggio e non paura, affinché i magistrati che si rappresenta non siano dei burocrati, ma i custodi e i protagonisti della Costituzione nel realizzare la missione che ci è stata assegnata.